Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG di TV City. In apertura torniamo ad occuparci del caos della Circumvesuviana dopo la soppressione delle corse e la chiusura di alcune stazioni. Scende in campo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, con la richiesta di un tavolo con l'EAV e le associazioni dei cittadini. Cresce l'indignazione e lo sgomento a Torre Annunziata dopo la decisione del Tribunale del Riesame di scarcerare uno dei quattro arrestati per l'omicidio di Maurizio Cerrato. Dura la condanna del sindaco Ascione. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, numeri in calo. Quattro giornate dedicate alla campagna vaccinale per gli studenti. A Torre del Greco ne abbiamo parlato con la consigliera comunale Yolanda Mennella. In chiusura l'appuntamento con il musical Don Vincenzo Romano, Luprevete Faticatore, venerdì all'Arena Teatro del Buon Consiglio. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Chiederò tavolo di confronto con EAV e associazioni. Scende in campo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della quarta commissione regionale speciale Innovazione e Digitalizzazione, Gennaro Saiello. Una richiesta che arriva dopo la soppressione di 39 corse al giorno, la chiusura di due stazioni e l'utilizzo a scartamento ridotto di quattro fermate. Senza dimenticare, aggiunge Saiello, che le stazioni depotenziate o chiuse sono prevalentemente in zone feriche, in barba a tutti i progetti regionali di recupero delle periferie. Invochiamo un cambio di rotta nella gestione di quella che da anni gli ultimi rapporti pendolaria descrivono, numeri alla mano, come il peggior servizio di trasporto pubblico d'Italia. E prosegue: è necessario che oltre a prevedere un numero maggiore di treni, che siano più confortevoli e sicuri, si metta a mano un'organizzazione di corse e fermate che tenga conto delle reali esigenze dei viaggiatori. In effetti, la decisione dell'EAV di sopprimere la tratta Napoli-Pompei-Poggio Marino ha generato proteste e sconforto tra i numerosi pendolari, studenti, lavoratori che si chiedono perché, per una diatriba tra aziende e sindacati, si fanno pagare le conseguenze ai viaggiatori. Una situazione in netto peggioramento rispetto agli anni precedenti, come emerge dall'analisi dell'URSA, che ha evidenziato come l'EAV si stia vantando oggi di effettuare una corsa in meno rispetto al 2012, con 67 treni disponibili rispetto ai 36-40 di allora, e inoltre che gli orari dei treni non corrispondono alle esigenze del bacino di utenza. La responsabilità, concludono, non può essere scaricata quindi sui lavoratori, che vengono utilizzati come parafulmine per la propria acclarata e palese incapacità gestionale. Ci uniamo al grido di dolore e alla richiesta di giustizia dei familiari. Sono le parole del sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, dopo la decisione del Tribunale del Riesame, che ha disposto ieri la scarcerazione di una delle quattro persone arrestate, l'ultima in ordine di tempo, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Maurizio Cerrato, l'uomo ucciso in via 4 novembre lo scorso 19 aprile per aver difeso la figlia, a sua volta aggredita solo per aver parcheggiato in un posto in strada occupato in precedenza con una sedia. Seguiamo con estrema attenzione l'evolversi processuale dell'omicidio Cerrato, afferma il sindaco Ascione. Efferato delitto che certamente non ha lasciato indifferente questa amministrazione, sempre in prima linea nella difesa della legalità e nella lotta contro qualsiasi fenomeno criminale. Assolutamente sconcertante è assistere ad una spettacolarizzazione della scarcerazione di uno degli imputati, circostanza oltremodo oltraggiosa nei confronti dei familiari della vittima, che giustamente hanno dichiarato il loro sgomento rispetto all'accaduto. Condanniamo fermamente l'ostentazione prepotente di chi, pretendendo una dovuta impunità, non ha rispetto per la vita umana e per il dolore delle vittime di tali efferati atti di violenza. Ci uniamo al grido di dolore della moglie e della figlia di Maurizio e alla richiesta di giustizia, esprimendo tutta la nostra solidarietà. Nel contempo, siamo fiduciosi nel lavoro della magistratura e nell'azione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata,
che ha svolto con rapidità ed efficacia le indagini e che siamo certi agirà prontamente per tutte le opportune determinazioni, anche con riferimento ai disposti arresti domiciliari di uno degli imputati. La città sente il peso di un territorio senza giustizia. Questo è il commento con un tweet del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Casi in diminuzione a Torre del Greco rispetto alle ultime 48 ore. Nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi casi. Le guarigioni certificate sono invece 8 su un totale di 6.548 guariti dal Covid da inizio pandemia. Cambia così il bilancio dei contagi, con 133 attualmente positivi, di cui 9 ancora ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata invece un solo nuovo caso nelle ultime 48 ore, a fronte di 121 tamponi processati, e una nuova guarigione su un totale di 4.420 guariti. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate sino ad ora, il totale è di 46.679. Secondo il bollettino del 7 settembre, pubblicato dalla Regione Campania, a fronte di 14.352 tamponi, i nuovi positivi sono 311. Invece i posti letto disponibili sono 656, quelli occupati 26. Intanto, sul fronte Green Pass, fonti parlamentari comunicano che tutti i partiti della maggioranza hanno ritirato gli emendamenti al decreto legge. Yolanda Mennella, l'ASL Napoli 3 Sud, promuove 4 giorni dedicate alle vaccinazioni degli studenti in vista appunto della riapertura delle scuole e dell'avvio del nuovo anno scolastico. Allora, questa iniziativa nasce dalla volontà da parte mia, del consigliere Carmine Gentile e dell'assessore Felice Gaglione, di poter incentivare sempre di più quella fascia d'età dai 12 ai 17 anni a fare il vaccino. Quindi abbiamo pensato questa iniziativa di 4 giornate del giovedì, saranno tutte mirate dalle 8 del mattino alle 11 di sera, dove i ragazzi si presenteranno senza prenotazione e verrà effettuato un vaccino. Alla fine ci sarà anche un sorteggio che verrà dato in omaggio un biglietto da poter poi presentarsi sul campo e quindi vedere la partita. Quindi questa iniziativa coinvolge anche i giocatori della Turris? Sì, con un incontro anche con il presidente, con Antonio, che si è reso disponibile, soprattutto perché questa iniziativa gli è piaciuta tanto, ha voluto dare in omaggio questi 80 biglietti, che verranno dato 20 per ogni serata, e ci ha dato la possibilità anche della presenza dei giocatori che ci saranno in queste 4 serate. Ovviamente tutto si svolgerà come sempre nei locali della Santissima Trinità. Sì, tutto verrà effettuato sempre lì nel centro vaccinale, dove i ragazzi, ripeto, speriamo che ne saranno tanti, coloro che verranno senza prenotazione, attendono la chiamata e poi faranno il vaccino. A tal fine oggi voi avete anche un incontro con i dirigenti scolastici. Ieri abbiamo fatto un incontro con tutti i preti, diciamo, delle varie parrocchie, anche loro, presi da questa iniziativa, si sono comunque attivati in rete, ovviamente con la loro comunità, e poi oggi abbiamo un incontro invece con i presidi degli istituti comprensivi, ma anche quelli della scuola secondaria di secondo grado, pronti anche loro ad intervenire e fare in modo che questa iniziativa possa avere sempre più ampia adesione. Naturalmente tutti potranno scegliere liberamente se farlo o no. Ricordiamo che i docenti sono stati i primi a doversi vaccinare. Certo, anche io sono una docente, mi sono vaccinata. Il vaccino può essere l'unica soluzione, l'unico modo per poter uscire da questo tunnel, e per questo chiediamo anche ai ragazzi, ovviamente senza obbligare nessuno, di poterlo effettuare, perché è vero essere liberi, però non ledere, diciamo, anche il contatto con altre persone che magari hanno aderito al vaccino. Sono, nulla posso, nulla so, ma come Pietro io mi getto in questo mare.
andrà in scena venerdì 10 settembre alle 20.30 all'Arena Teatro del Buon Consiglio a Torre del Greco il musical Don Vincenzo Romano, l'uprevete faticatore, dedicato al primo parroco santo d'Italia. Uno spettacolo che si rinnova con un linguaggio musicale nuovo e dinamico tra danza, teatro e canto, con musica live e musicisti in proscenio. Da un'idea di Vincenzo Nocerino, Gennaro Borriello e Don Aniello Di Luca, il nuovo format ripercorre la vita del sacerdote dall'inesauribile impeto, protagonista del suo tempo e della sua amatissima città. Siamo entusiasti, spiegano gli autori. Il musical dedicato al nostro santo accompagna le nostre vite da quasi 20 anni. Un cast frizzante e interscambiabile tiene banco a questa versione in piena continuità e sinergia con il gruppo storico che, sposando la programmazione generale, si avvicenderà sul palco della testimonianza di un uomo, un prete, un prevete faticatore. Come nasce l'idea di questo musical dedicato alla vita del prevete faticatore, cioè di San Vincenzo Romano? Il musical Don Vincenzo Romano, il prevete faticatore, nasce nel 2007 dall'idea di tre giovani di Torre del Greco, Don Aniello Di Luca, fresco sacerdote, novello sacerdote, Gennaro Borriello e io, Vincenzo Nocerino. Amici a servizio della comunità cittadina, ci ritrovavamo con questo entusiasmo di poter rappresentare in un linguaggio giovanile quello che è tutta l'opera incredibile e la storia di Don Vincenzo Romano. E noi abbiamo cercato attraverso i canti, i testi, le musiche di dar vita a quello che è stata un'opera incredibile di Don Vincenzo Romano. Impersonificare San Vincenzo Romano. Beh, non avendo molti dati storici della figura di questo immenso santo, per me è stato come unire tutti i cuori dei torresi e metterli sul palco. Quindi San Vincenzo Romano è ogni torrese, gioioso, triste, serio, è tutto un insieme di emozioni e metterlo sul palco. E da qui a 15 anni io, insieme agli altri attori, insieme agli altri Vincenzo Romano, abbiamo cercato di dare veramente una figura decisa, giovanile in primis, perché questo è un messaggio giovanile, di questo storico santo torrese, sperando veramente che arrivi ai cuori di tutti, piccoli e grandi. Don Aniello Di Luca, chi era Don Vincenzo Romano, lo prevete faticatore? Don Vincenzo Romano è un grande santo, è un grande insegnamento da dare a tutti quanti noi, che è quello di trovare il coraggio, le forze, di ricominciare, di ricostruire dopo che il destino sembra che sia avverso a te, insomma, dopo che sembra che insomma, la tua vita abbia subito troppe contrarietà. E quindi San Vincenzo Romano in questo può essere un maestro. Lui ha trovato le forze interiori nella fede per ricominciare, per ricostruire la città. Noi magari non abbiamo vissuto un'esperienza come quella del Sole di Sole, un disastro naturale, però vediamo intorno a noi le macerie di una civiltà, insomma, di un sistema di valori, diciamo, che è stato quasi del tutto distrutto dal secolarismo, insomma, tutte le correnti attuali. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.